Ho tentato due volte di dare fuoco al corpo di Giulia nella vasca perché volevo renderla cenere. Questa è una delle dichiarazioni scioccanti fatte da Alessandro Impagnatiello, l'assassino di Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. L'uomo è stato interrogato a un anno esatto dall'atroce delitto, il 27 maggio scorso. Ha spiegato con queste parole atroci la sua ricerca su internet, subito dopo l'omicidio, su come bruciare un cadavere in una vasca in ceramica. Voleva incenerire lei e il suo stesso figlio Tiago, ma non ci è riuscito. Durante il lungo interrogatorio, Impagnatiello ha tentato da un lato di giustificarsi, sostenendo di essere stato folle, pazzo, in preda a uno stato confusionale al momento del crimine. Dall'altro, ha ammesso ciò che non poteva negare a causa delle prove raccolte, come ad esempio l'aver somministrato veleno per topi alla compagna per provocarle un aborto, ma ha anche mentito. È quanto afferma con certezza la procura. Ha mentito soprattutto riguardo al veleno per topi. Ha affermato di averlo dato a Giulia Tramontano solo in un paio di occasioni a partire da maggio, poco prima dell'omicidio. Ecco le sue parole. Ho preso questo granulo grande come un chicco di riso e l'ho depositato nella bocca di Giulia durante il sonno. Non volevo ucciderla, ma soltanto provocarle un aborto. Il comandante della squadra omicidi dei Carabinieri di Milano, Giulio Buttarelli, ha smentito tale versione. Durante l'indagine sui dispositivi elettronici del trentenne, i carabinieri hanno scoperto ricerche relative al veleno per topi già nel dicembre 2022, precisamente il 12 e il 15 dicembre, quindi alcune settimane prima della scoperta della gravidanza. La presidente della corte, Antonella Bertoia, ha ulteriormente chiarito: la perizia tossicologica sulla vittima non combacia con le sue dichiarazioni. Questi dettagli sono estremamente significativi, poiché confermerebbero la premeditazione dell'omicidio e la sua lenta pianificazione, che ha avuto inizio subito dopo la scoperta della gravidanza. I carabinieri hanno approfondito anche le ricerche effettuate dall'uomo sui suoi dispositivi sin dal dicembre 2022. Tutto ciò suggerisce che non fosse affatto felice per l'arrivo del piccolo Tiago. Veleno mortale fatto in casa, cloroformio, ammoniaca feto, veleno per topi, i cinque veleni più letali per l'uomo. Parlando del cloroformio, il carabiniere ha ricordato che l'imputato ha acquistato del cloroformio utilizzando un falso account. L'accusato ha affermato di aver voluto acquistare il cloroformio per un acquario, affermando che le lastre necessitavano di pulizia con tale sostanza. Tuttavia, la procura ha sottolineato che l'imputato ha visitato un sito web relativo agli acquari, ma ha successivamente effettuato ripetute ricerche su cloroformio e fazzoletto e cloroformio e sonnolenza. Secondo l'accusa, ha anche mentito riguardo alla dinamica del delitto. Gli investigatori della scientifica hanno scoperto che il divano era stato protetto da un telo, poiché non vi erano tracce di sangue su di esso, mentre il tappeto era stato rimosso, poiché le macchie di sangue sono state rilevate sotto di esso. Impagnatiello ha affermato in aula che il tappeto era stato lavato da Giulia ed era stato steso fuori, nonostante piovesse intensamente quella notte. Pochi giorni dopo, i carabinieri hanno trovato il tappeto asciutto e al suo posto nel salotto. La possibilità che un tappeto così grande fosse stato lavato in lavatrice, come affermato dall'assassino, sembra improbabile. Per chiarire ogni dubbio, è stato organizzato un esperimento. Verrà lavato un tappeto identico in una lavatrice simile a quella trovata nella casa della vittima e del suo assassino. Un'altra questione importante per stabilire la premeditazione riguarda il lenzuolo posizionato sul divano. Impagnatiello è stato filmato poco dopo l'omicidio mentre usciva con dei sacchi della spazzatura e un lenzuolo sotto il braccio. Si ipotizza che potrebbe essere stato utilizzato per proteggere il divano e velocizzare la pulizia della casa dalle abbondanti macchie di sangue. Se ciò fosse confermato, come farà Impagnatiello a negare la premeditazione del delitto nei minimi dettagli? Finora l'imputato è apparso molto confuso su questo punto. Alessandro Impagnatiello è stato nuovamente interrogato dalla presidente della corte, Antonella Bertoia, così come dai due consulenti, uno psicologo e uno psichiatra nominati dalla difesa. La strategia dei suoi avvocati è chiara:
dimostrare che è affetto da un disturbo narcisistico che lo avrebbe portato a un cortocircuito e, successivamente, al raptus omicida del 27 maggio, sostenendo così che non avrebbe premeditato nulla. Raniero Rossetti è lo psichiatra incaricato dalla difesa di redigere una consulenza che molto probabilmente porterà alla richiesta di perizia psichiatrica. Impagnatiello è un narciso patologico, il manipolatore e l'astuto controllore di due esistenze femminili da tenere al guinzaglio con bugie e sotterfugi seriali, ma è stato smascherato e ha dovuto improvvisamente decadere dal suo ruolo. È in questo crollo che Giulia Tramontano, la donna della sua vita, diventa la nemica e le 37 coltellate che seguono lo smascheramento sono l'atto devastante e finale del risentimento per chi portava in grembo Tiago. Nella sua relazione di 15 pagine, l'esperto psichiatra sostiene che Impagnatiello si divide in due. Da un lato c'è l'uomo che vive una relazione apparentemente normale con Giulia, il barman con ambizioni lavorative, soddisfatto dalla compagna allegra con cui ammette di aver avuto un coinvolgimento fisico. Dall'altro lato emerge l'uomo logorato dallo stress, che lotta strenuamente per mantenere sotto controllo la sua doppia vita. Secondo l'esperto, il 27 maggio 2023 si verifica un momento cruciale. L'incontro tra le due donne lo fa sentire sconfitto e umiliato, perdendo il controllo che aveva tenuto per 10 mesi. Per l'esperto, questo confronto ha inflitto una ferita narcisistica tremenda all'imputato, irrimediabile e insanabile. Durante la seduta avrebbe ripetutamente dichiarato: «Il mondo mi è crollato addosso», un'affermazione considerata credibile dall'esperto. L'idea di ridurre Giulia e suo figlio in cenere non trova motivazioni psicologiche, secondo l'accusa. Sarebbe stata pianificata per simulare l'allontanamento volontario della donna.